Social media marketing per l'ottica. In realtà un'ora è veramente troppo poco per parlare di questo argomento, che è un argomento vasto e parecchio interessante. Però ho voluto proprio inaugurare questa, che spero diventerà una serie di incontri, chiamiamoli virtuali, anche se chi mi conosce sa che non amo molto questo termine per parlare dell'online. Dicevo, volevo proprio inaugurare questo primo evento online con l'argomento, insomma, principe di questo canale. Voi probabilmente sapete che io lavoro e gestisco la comunicazione social di diversi centri ottici e mi occupo di formazione in questo campo e sono stata consulente anche per diverse aziende dell'industria. Quindi diciamo che ho utilizzato e utilizzo questi mezzi un po' per tutti quello che è la comunicazione online di tutta la filiera. Quindi ho lavorato, ho studiato i meccanismi di interazione online sia per quello che riguarda la comunicazione del centro ottico, sia per quello che riguarda l'industria e anche in particolar modo per quello che concerne le attività professionali, che ritengo essere delle attività di fondamentale importanza proprio per il posizionamento di marketing del centro ottico. Quindi oggi non abbiamo il tempo per parlare in senso tecnico della gestione dei social media per il centro ottico, per l'ottica in generale, e sinceramente penso che sia anche meno utile, nel senso che voi potete trovare tantissimi strumenti, tantissimi articoli, manuali, anche per esempio l'ebook che ha pubblicato questa mattina Brudata con la raccolta degli articoli di Veronica Gentili. Sono tutti spunti dove potete trovare delle piccole guide, delle considerazioni pratiche sull'utilizzo dei social media. Però io credo sempre che la cosa più importante non sia soltanto la parte pratica che uno può acquisire o imparare semplicemente utilizzando un manuale o comunque andando a lavorare sulla tecnica, oppure anche delegando magari a qualcuno che ha più competenze tecniche di noi le operazioni pratiche, ma penso che il cuore e la cosa importante veramente sia ciò che noi mettiamo dentro, quindi diciamo così gli aspetti più strategici della comunicazione. E quindi vorrei concentrare questa panoramica breve che vedremo insieme oggi proprio su questi aspetti strategici, cercando di capire insieme che cosa si può effettivamente ottenere, fare e si può pensare di realizzare attraverso questi strumenti. Parleremo principalmente di Facebook, di Instagram, degli strumenti più importanti, però anche in questo caso, ragionando in termini strategici, in realtà quello di cui vorrei parlare è qualcosa che in realtà vale un po' per tutto, perché riguarda fondamentalmente i contenuti che vogliamo porre all'interno delle nostre strategie, il tipo di relazioni che vogliamo creare e soprattutto gli obiettivi che vogliamo ottenere. E quindi partirei proprio da qui, da quali sono gli obiettivi. Che cosa possiamo pensare di fare attraverso una strategia social all'interno dei nostri canali Facebook o altro e per il nostro centro ottico? Io ho parlato e parlo tutti i giorni con tantissimi imprenditori in quest'area e mi rendo conto che spesso e volentieri ci sono delle insoddisfazioni riguardo a quello che si può fare sui social. In particolar modo succede che moltissime persone, come si dice, cercano di vendere su Facebook, ad esempio, iniziano a dirti: no, ma guarda, io ho provato, io faccio Facebook, oppure io sono su Facebook, però non si vende niente, non vengono clienti, non serve a nulla. E questa cosa mi fa parecchio sorridere perché alla fine sono anni che ogni volta che mi capita di introdurre diciamo così, delle tecniche nuove, delle tecnologie nuove, dei canali nuovi all'interno della gestione del centro ottico, succede proprio questo, che girando e parlando con voi mi sento dire non serve a niente. Lo sentivo dire 10 anni fa quando si o 15 anni fa quando si parlava del sito, e spesso mi capita di sentirlo oggi quando si parla
di Facebook. In realtà un grosso problema, una cosa molto importante per definire se questo Facebook e questi social servono o non servono, è proprio quello di capire se noi ci stiamo dando gli obiettivi giusti, cioè bisogna capire che cosa ci si può aspettare dall'attività social. Se ci si aspetta di avere un riscontro diretto di acquisto, per esempio, è molto facile che si verrà delusi. Se ci si aspetta che pubblicando la foto di un occhiale su un proprio profilo personale, poi la gente arriverà a decine, nel nostro negozio per acquistare dell'occhiale, beh, anche in questo caso si rimarrà sicuramente delusi. Quindi la cosa importantissima è capire cosa effettivamente questi social possono fare, co e poi come farlo e come implementare queste strategie all'interno del proprio centro ottico. Per cui, parlando di obiettivi, diventa importantissimo capire quali sono gli obiettivi giusti. E voglio darvi dei suggerimenti, ovviamente. Che tipo di obiettivi ci possiamo dare quando decidiamo di fare una strategia social per il nostro centro ottico? In primo luogo, dobbiamo avere come obiettivo, come strategia, come pensiero fisso, quello di creare un servizio. Facebook deve essere pensato in un'ottica di condivisione, in un'ottica di fornire informazioni, fornire un nuovo canale ulteriore di relazione ai nostri clienti e al nostro mercato. Vedete che già l'obiettivo e la prospettiva cambia totalmente rispetto al concetto di Facebook deve farmi vendere, perché questo non è un obiettivo corretto e diretto. In primo luogo, noi dobbiamo pensare che attiviamo un canale che deve servire a fornire un'utilità alle persone che ci seguono. Vedrete che questa cosa è un fondamentale di tutte le strategie sociali, cioè tutto quello che noi facciamo online oggi si basa sul concetto di dare prima che di ricevere. Noi dobbiamo costruire la nostra autorevolezza, il nostro brand, si dice, il nostro personal branding, il nostro retail carisma, tutti i termini di cui se mi seguite da un po' mi avete già sentito parlare, ma l'obiettivo principale è costruire tutto questo attraverso un servizio, attraverso la condivisione. Nell'ambito social il paradigma di comunicazione è totalmente invertito rispetto a quello che avviene che avveniva, scusatemi, con le precedenti modalità e tecniche di comunicazione. Noi fino a 10-15 anni fa, 20 anni fa, eravamo abituati a un paradigma di comunicazione che era quello televisivo, quello della comunicazione di massa. Quindi come consumatori eravamo disposti e disponibili a farci, come dire, catino, a farci recipienti dove la comunicazione versava i propri contenuti e cercava di spingerci all'acquisto di chissà quanti prodotti e di chissà quanti servizi. Quindi le persone erano disponibili e disposte a recepire la pubblicità fondamentalmente come paradigma di proposta commerciale. Oggi non è più così perché noi attraverso i canali digitali, in particolar modo attraverso i social, possiamo scegliere e quindi come consumatori, come persone, non siamo assolutamente disponibili a diventare semplicemente recipienti, a essere qualcuno di vuoto in ascolto di un messaggio pubblicitario, di una proposta commerciale che l'industria, il negozio o il professionista di turno ci vuole per forza somministrare. Noi siamo online, online abbiamo in mano il mouse, abbiamo la possibilità di navigare e di scoprire e di entrare in relazione in maniera pressoché infinita. E quindi siamo noi che in questo mare magnum di informazioni e di relazioni decidiamo di che tipo di comunicazione essere destinatari. Quindi, se vogliamo che i nostri clienti, i nostri potenziali clienti o comunque il nostro mercato diventi veramente interessato a recepire il nostro messaggio, dobbiamo realizzare questo messaggio in modo che questo rappresenti un'utilità. Per cui l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di costruire una community, ovvero di costruire un gruppo di persone, quella che qualcuno chiama per esempio la tribù, un gruppo di persone che ci seguono, che ci considerano autorevoli in quello che noi facciamo e che pensino che possa essere utile e interessante utilizzare il proprio tempo per seguirci.
Quando diciamo utile, chiaramente non significa che il servizio che noi costruiremo deve essere per forza di cose un servizio serio, informativo, o di carattere strettamente professionale. Se ci pensate, ci sono tantissimi canali social che hanno molto molto successo, semplicemente facendo ridere, ad esempio. Io posso creare un canale online, che può essere una pagina Facebook, un canale YouTube o qualche altra cosa, che intrattiene. Ecco, questo è comunque sempre un servizio che io do. Chiaramente, se noi abbiamo un'azienda commerciale, possiamo decidere di informare sui nostri prodotti, possiamo decidere di raccontare delle storie che in qualche maniera facciano recepire e trasmettano la, come si dice, l'utilità del prodotto che stiamo realizzando, oppure possiamo decidere di, non so, far conoscere le persone che vivono all'interno del centro ottico, oppure di fare in modo che vi siano delle novità, delle informazioni, qualcosa di quotidiano e frequente, che sia utile per le persone e che gli consenta di vivere meglio. Fondamentalmente è questo. Quindi, quando dovete progettare la vostra comunicazione online, la vostra strategia social, non dovete semplicemente porvi nell'obiettivo di dare, di fornire informazioni, ma dovete anche pensare che potete farlo in maniera creativa, quindi non necessariamente in maniera tradizionale o istituzionale. Il consiglio che io do sempre è di fare qualcosa che sia specchio della propria personalità. All'interno di tutte le strategie dei centri ottici che seguo, in realtà, cerco di suggerire di trovare una chiave di comunicazione che non sia semplicemente una chiave rilevata in maniera razionale rispetto a quello che si dovrebbe fare per scuola, a quello che magari le tendenze, tra virgolette, suggeriscono di fare, ma suggerisco di costruire la propria strategia, il proprio tono di voce, il proprio linguaggio e anche la propria identità visiva, ad esempio, sulla base di quella che è la vera personalità del titolare, dei titolari del negozio e poi dell'insegna stessa. Quindi iniziate a pensare di pubblicare, di gestire i vostri canali social con l'obiettivo di coinvolgere più persone possibili e di fare in modo che più persone possibili considerino utile, e utilizzando questa parola in senso molto ampio, il seguirvi. Considerino interessante utilizzare del tempo per seguire quello che voi state facendo per loro. E quindi questo è quando si dice i social non servono a niente. I social non servono a niente, non servono assolutamente a nulla se pensate di trasferire sui social una comunicazione, una modalità di comunicazione che sia uguale a quella che avete utilizzato finora. I social non servono a niente se pensate semplicemente che sia un ulteriore canale di comunicazione. I social non servono a niente se pensate dai social soltanto di prendere anziché di dare. E non possono servire a niente se non siete disponibili e aperti all'ascolto. Questo è il più grande canale e il più grande occhio che voi avete sul mercato. E quindi dovete sfruttare il più possibile questa piattaforma di ascolto del mercato per cercare di entrare in relazione e di capire meglio come funziona. Quindi non servono a niente se non sai come usarli. E questo è un pochino, è un po' l'obiettivo che abbiamo oggi, no? Cercare di capire come fare ad ottenere questo tipo di risultato e questo tipo di obiettivo proprio attraverso le nostre strategie. Allora, veniamo un pochino a capire cosa cercano le persone quando si collegano qui su Facebook o altrove? Leggevo proprio l'altro giorno un articolo e mi sono annotata questa frase perché la trovo sinteticamente molto, molto efficace. Su Google le persone vanno per acquistare, ovvero se stiamo ragionando su
sul posizionamento, ad esempio sui motori di ricerca, è facile ed è probabile che una comunicazione finalizzata alla vendita possa essere una comunicazione utile. Pensiamo sempre a quello che è il nostro comportamento. Se io devo acquistare qualcosa, la prima cosa che faccio è andare a mettere il nome di questo qualcosa su Google per andare a trovare delle informazioni che riguardano questo prodotto o l'azienda che lo produce o eventualmente i canali attraverso i quali posso acquistarlo. Quindi, in un'ottica, per esempio, di posizionamento SEO, quindi di posizionamento sui motori di ricerca di cui Google è il più importante, allora può avere senso fare un posizionamento anche di prodotto finalizzato alla vendita. Ma in realtà le persone quando sono su Facebook non vogliono acquistare. Le persone quando sono su Facebook creano la domanda, creano il proprio desiderio. Quindi questo dovrebbe essere il concetto. Su Google si compra, su Facebook si crea la domanda. Scusate, su Google si vende, su Facebook si crea la domanda. Vi ho riportato, non so quanti di voi hanno letto un articolo che ho pubblicato sulla newsletter alcuni mesi fa e che è stato anche richiamato dal blog sempre di Blue Data, in cui dicevo non è colpa dell'e-commerce. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di leggerlo, fatemelo sapere, fatemi qualche commento così vedo qual è il feedback di questa diretta. Allora, io ho preso spunto nella realizzazione di questo pezzo, che poi eventualmente vi metterò in nota il link per chi non l'avesse letto, proprio dai commenti che mi sento spesso fare, dalle domande che mi sento spesso fare da voi ottici durante i miei corsi o durante gli incontri, ovvero il concetto per cui ci siano alcuni prodotti che non si vendono più in negozio, o comunque si vendono molto meno perché soffrono della concorrenza di internet. Chi di voi frequenta i vari gruppi di ottici avrà sicuramente più volte visto qualche commento di qualche collega che si lamenta perché magari il cliente di turno vuole farsi la misurazione per poi comprare l'occhiale online o magari vengono a fare l'applicazione delle lenti a contatto e poi comprano le lenti su internet. Allora, questo è un problema che in effetti è parecchio sentito, però è un problema anche che secondo me ha come dire, una percezione molto più grande di quella che in realtà è il fenomeno. Allora, vi ho riportato questa slide che mostra proprio l'andamento del fatturato dell'e-commerce in Italia nel 2016. Se voi vedete questo schema, si nota in maniera abbastanza chiara come la quantità, quindi l'importanza dell'e-commerce nelle scelte delle persone sia sempre in crescita. Addirittura si stima che il fatturato dell'e-commerce in Italia nel 2016 è stimato in 31,7 miliardi di euro, con una crescita del 10% rispetto al 2015. Per cui è chiaro che se noi ragioniamo sulla base di questo tipo di schemi, siamo portati a spaventarci tantissimo, perché vedendo un grafico così in salita, con dei numeri di crescita così importanti, chiaramente pensiamo che questo fenomeno abbia un'evidenza assolutamente maggioritaria nell'ambito del commercio. Però in realtà le cose non stanno proprio così, perché a volte i numeri e i dati vanno visti nella maniera corretta. Io sono andata a cercare il valore del retail complessivo italiano, quindi per capire questi 30 rotti miliardi, quasi 40 miliardi di euro, quanto potessero pesare sul valore complessivo dello scambio commerciale all'interno del nostro paese. E con dati rilevati dalle camere di commercio, che sono gli unici che ho inviato, quello che è emerso è una torta. Questa l'ho proprio fatta così apposta per darvi visivamente il peso di questo fenomeno, che in realtà il valore degli scambi commerciali fatti online, quindi dell'e-commerce, sul totale del retail italiano pesa soltanto per il 5%. Quindi, come vedete, una fetta in realtà molto molto sottile rispetto a quello che è il totale degli acquisti che
che ci sono nel nostro paese. Allora, questo che cosa ci dice? Che cosa ci fa pensare? In primo luogo che la nostra percezione del fenomeno online è una percezione non corretta. È una percezione non corretta perché le persone in realtà acquistano in proporzione al totale degli acquisti molto meno ancora di quanto comprano nei negozi. Quindi i negozi ancora sono il canale più importante per gli acquisti di ognuno. Inoltre, se si va a fare una valutazione sulla totalità degli acquisti, quindi se si parla di tutto quello che noi compriamo nelle nostre settimane, nella nostra vita, vedremo che buona parte di questo 5% è occupato per lo più dall'acquisto di biglietti e di viaggi, quindi per tutto quello che concerne il segmento del travel, per cui biglietti aerei, biglietti ferroviari, prenotazioni di alberghi, e la prenotazione di partecipazione ad eventi, cose di questo tipo, e l'acquisto, per esempio, dei libri. Quindi ci sono dei segmenti del commercio che effettivamente si sono spostati in maniera molto pesante sul commercio elettronico, ma questo non riguarda di sicuro gli occhiali e le lenti a contatto che effettivamente iniziano ad essere acquistate anche online, ma in percentuali decisamente più basse rispetto a quella che è la nostra percezione. Quindi, qual è il motivo per cui noi pensiamo che la parte internet sia così importante, nel nostro meccanismo concorrenziale? Il fatto è che noi siamo così impegnati a preoccuparci del fatto che le persone comprino online che non ci rendiamo conto del fatto che in realtà le persone comprano sempre nei negozi o nei canali di commercio tradizionali, ma in realtà scelgono online. Ed è proprio qui la chiave che ci spiega e che ci dice quello che noi dobbiamo fare poi all'interno della strategia social. Le persone non comprano per lo più online, ma le persone scelgono online. E quindi quello che noi dobbiamo fare all'interno di una strategia commerciale, di una strategia di comunicazione efficace, anche e soprattutto attraverso i social, è quello di diventare punti di riferimento per le scelte d'acquisto che riguardano il benessere visivo. Non dobbiamo avere paura dell'e-commerce, che invece potremmo studiare e valutare come ulteriore canale di commercializzazione dei nostri prodotti in ottica omnichannel, ma magari di questo ne parliamo in un altro workshop, ma dobbiamo pensare di andare a diventare dei compagni di viaggio, dei punti di riferimento per i nostri clienti che in questo modo potranno considerarci veramente coloro a cui affidarsi quando si tratta di benessere visivo. In questo senso, quindi, su Google si compra, su Facebook si crea l'offerta, cioè scusate, su Facebook si crea la domanda. Noi dobbiamo fare in modo di insegnare ai nostri clienti a capire come noi possiamo fare la differenza, come certi tipi di prodotti possono fare la differenza rispetto ad altri, come la nostra professionalità può dargli la possibilità di vivere in modo migliore rispetto, per esempio, ad altri canali d'acquisto non specializzato e tutto quello che concerne il nostro posizionamento e le nostre peculiarità di marketing. Quindi questo è quello che noi dovremmo fare e realizzare. Mi permetto di aggiungere ancora alcune osservazioni e in particolar modo considerate che tutto questo può essere molto utile, molto interessante, soprattutto riguardo alla scelta poi dei contenuti e in particolar modo dei contenuti che decidete di pubblicare su Facebook oppure sul vostro sito o sul sito collegato a Facebook nella vostra strategia di social media marketing. Cercate di diventare quello che si dice top of mind, punto di riferimento dei vostri clienti. Cercate di fare in modo che i vostri clienti vi sentano affini. Devono avere la sensazione di poter entrare in dialogo con voi e che voi siate lì per spiegarli e per aiutarli a risolvere un problema. Una cosa che io sto notando sempre di più mi capita di lavorare con aziende che hanno personalità e caratteri diversi, così come le persone che le hanno create, e più mi rendo conto che la rete, e in particolar modo Facebook, reagisce in maniera differente a seconda della personalità
di chi sta dietro il bancone, di chi ha costruito l'insegna e l'impresa. Laddove le persone all'interno dell'attività hanno di carattere una predisposizione, quindi un'apertura verso il territorio, verso gli altri, hanno questa voglia innata di condividere, poi mi rendo conto che le stesse iniziative hanno un riscontro decisamente migliore. Se noi anche in negozio, anche nella vita quotidiana, siamo abituati ad utilizzare la condivisione, l'apertura e la disponibilità nei confronti delle persone che incontriamo e che vengono all'interno del nostro centro ottico, poi tutto questo non so bene per quale meccanismo, non è soltanto un meccanismo oggettivo, secondo me è proprio un fatto intrinseco nei modelli di comunicazione che si utilizzano, allora poi le persone tenderanno a reagire in maniera molto più positiva anche a quello che noi pubblicheremo. Viceversa, se noi abbiamo una mentalità e un atteggiamento chiuso, tendiamo a non dire molto, tendiamo ad arrabbiarci, ad esempio, quando ci sembra che le persone non valorizzino la nostra professionalità, tendiamo a mandare via più che a includere, a chiuderci. E dunque, sicuramente in Italia oggi per un'attività commerciale la cosa principale, la cosa più importante, su cui essere presenti è senza dubbio, Facebook. Facebook è considerato in Italia il canale internet. Ormai i giovani, pensano al collegamento a internet come al collegamento a Facebook. E, si tratta di un'applicazione che non soltanto sul computer, ma anche sui dispositivi mobile, soprattutto sui dispositivi mobile, sono applicazioni che vengono utilizzate da tutti e in maniera molto, molto, continuativa, quindi qualcosa che accompagna le persone continuamente quando si vive indipendentemente da quello che si fa. Però Facebook, che è probabilmente anche quello che voi conoscete meglio, non è l'unico strumento di comunicazione, non è l'unica attività che oggi si fa e si porta avanti. Oggi sta diventando molto molto importante anche quello che è la comunicazione, ad esempio, attraverso Instagram. Instagram, come sapete, fa sempre parte della famiglia di Facebook, quindi è stato acquistato da Facebook recentemente e è diciamo così, un social network, una rete che è molto legata all'utilizzo delle immagini. Instagram, ovviamente, ha un utilizzo che è quasi totalmente visivo, per cui si pubblicano soltanto delle foto che possono essere pubblicate per lo più attraverso il cellulare, quindi è una rete che non funziona attraverso il desktop, ma si può aggiornare soltanto attraverso il dispositivo cellulare e accompagna la vita quotidiana delle persone. Come si può, perché è così importante Instagram? Perché io oggi dico Instagram come il nuovo gigante. Instagram è il nuovo gigante perché è stato acquistato per l'appunto da Facebook e perché piano e piano come si dice, piano piano la piattaforma sta cercando di invitare tutti i propri utenti a collegarsi anche alla piattaforma Instagram. E quindi piano piano stiamo vedendo che tutti gli utenti che utilizzano anche Facebook stanno arrivando anche su Instagram. Altra cosa molto importante, Instagram è totalmente visivo, quindi è una piattaforma in cui fondamentalmente noi dobbiamo pubblicare le nostre foto ed è una piattaforma in cui le modalità di influenza che si possono creare sono molto molto interessanti. Che cosa dobbiamo fare?
per utilizzare Instagram all'interno dell'attività del nostro centro ottico. Sto preparando un corso specifico su questo argomento, ma in modo molto rapido vorrei dirvi alcuni aspetti, alcune cose importanti. Allora, prima di tutto bisogna cercare di capire che cosa si vuole comunicare, anche in questo caso alle persone attraverso questo canale. Che cosa volete fare? Far vedere il vostro prodotto, far vedere voi stessi, raccontare la vita del centro ottico? Qual è l'obiettivo principale della vostra attività? Vi stavo dicendo quindi che Instagram è il nuovo canale dove utilizzare questo tipo di meccanismi social e dove creare veramente delle strategie di influenza. Instagram si utilizza per lo più dal cellulare, infatti non è possibile pubblicare fotografie da piattaforme desktop, anzi più volte diversi portali e applicazioni hanno cercato di agganciarsi al software per permettere alle persone di pubblicare tramite computer, ma il sistema ha sempre penalizzato pesantemente tutti quelli che volevano provare a creare software di questo tipo, proprio perché volontà è quello di fare in modo che Instagram sia fondamentalmente un canale di pubblicazioni di foto che devono raccontare in diretta la vita delle persone. All'interno della vostra strategia, della strategia del vostro centro ottico, potete utilizzare Instagram in modi molto diversi fra di loro. La cosa che vi suggerisco è quella di creare una linea, una storia. Quindi, se volete utilizzarla, per esempio, per raccontare e far vedere la vita del vostro negozio, potrebbe essere interessante fare una fotografia tutti i giorni, più o meno nella stessa situazione in cui fate vedere le cose come cambiano durante la vostra giornata, oppure potete utilizzarle per pubblicare dei selfie insieme ai vostri clienti, oppure delle foto dei vostri prodotti, oppure cercare una mascotte che sia la mascotte del centro ottico e fare in modo che il lavoro quotidiano del vostro centro ottico sia pubblico. C'è Tiziana che mi sta dicendo che i miei occhiali sono fantastici, lo penso anch'io, sono di Patti Paillette, sono bellissimi. Chiusa parentesi. Quindi Instagram può essere utilizzato in questo modo. Instagram ha una relativa facilità di utilizzo del mezzo, un po' come tutti i social, e questo però non deve farci pensare che fare le cose fatte bene sia semplice. Vi consiglio di fare molta attenzione alle qualità delle immagini che pubblicate e quindi di cercare veramente di fare un'attività professionale anche nel momento in cui questa cosa la gestite in maniera autonoma. La cosa importante di Instagram è che per avere visibilità bisogna utilizzare quelli che vengono chiamati gli hashtag, ovvero quelle paroline chiave che hanno il cancelletto all'inizio e che servono fondamentalmente per dare un'idea di significato dei contenuti che avete all'interno dell'immagine, di quello che volete dire. Quello che vi consiglio è di andare a cercare quelli che sono gli hashtag, il gruppo di hashtag più importanti, più rilevanti per il vostro ambito, per il vostro settore, e pubblicare sempre in commento ai vostri post proprio questo elenco di hashtag. Potete prepararne due o tre e tenerli su un foglio di testo all'interno del cellulare e quando pubblicate i vostri post andare a inserire questi hashtag. L'altra cosa molto importante è quella di cercare di geolocalizzare, quindi di andare a inserire i tag e le georeferenziazioni relative alla vostra città, al vostro quartiere, ai luoghi dove siete, per lo più il vostro negozio, ma non soltanto, in modo da far sì che di venire trovati da tutte le comunità locali che sono presenti sul nostro territorio e che possono valorizzare diciamo così, la vostra attività e quindi dare rilevanza alla vostra comunicazione. In ogni caso parleremo di Instagram, ripeto, in un'occasione più specifica. Quello che volevo fare era proprio invitarvi e suggerirvi di utilizzare questo canale oltre al canale Facebook. Diciamo che se decidete di gestire un secondo canale nell'ambito della vostra strategia di comunicazione, Instagram è sicuramente quello da affiancare a Facebook. Io avevo una slide, adesso con questa nuova diretta non ve la posso mostrare, ma il concetto era i dominatori dell'universo.
Ovvero, tutte le statistiche dicono che oggi le persone per lo più utilizzano tre canali, che sono Facebook, Instagram e WhatsApp. E devo dire che la cosa è anche un po' preoccupante, perché sono tutti e tre canali che sono di proprietà di Facebook, quindi in realtà è come dire Facebook, Facebook e Facebook, che però insomma. Questa è la realtà delle cose, quindi dobbiamo farci un pochino i conti. Per la maggior parte delle persone l'utilizzo anche del cellulare significa utilizzare per lo più un'app, Facebook per vedere gli stream, per andare a commentare, per fare questa attività così di relazione pubblica, nei confronti della propria community, Instagram come condivisione di propri momenti di vita, delle immagini che fanno parte della nostra vita e anche così appunto di osservazione della vita delle altre persone che si intorno, e WhatsApp che è attualmente in realtà il mezzo di comunicazione più utilizzato. WhatsApp difficilmente viene considerato un social network, solitamente si tende a pensare che WhatsApp sia semplicemente un sistema di messaggistica, in realtà WhatsApp è un social network a tutti gli effetti, è quindi una rete all'interno della quale le persone tendono a fare, come si dice, a fare relazione, a fare comunicazione e a stare collegati tantissime ore al giorno, lo sapete benissimo. Se considerate l'unione tra WhatsApp e Messenger, ovvero il sistema di comunicazione diretta di Facebook, allora vi renderete conto che percentualmente la maggior parte delle persone in realtà sta per lo più su questi canali. E questa cosa, secondo me, deve essere considerata in maniera molto significativa quando si cerca di capire che cosa vogliono le persone quando si collegano sui social. Le persone vogliono dialogare, vogliono entrare in relazione. Il fatto che noi la maggior parte delle ore che passiamo online sui social le passiamo in chat, qualsiasi sia la piattaforma che utilizziamo, ci dovrebbe far comprendere la natura relazionale di questi mezzi. E come quindi qualsiasi strategia, anche per l'impresa commerciale, è una strategia vincente se è una strategia che va a valorizzare la relazione con il proprio mercato, con le persone che ci stanno intorno. Quindi io vi invito in ogni modo a cercare di, come si dire, si dice, a cercare di creare dei meccanismi, dei contenuti che diano valore al vostro mercato in primo luogo e in secondo luogo che vi consentano di entrare in relazione. È molto impegnativo, ve lo dico molto sinceramente, è molto impegnativo, lo faccio io per prima, perché significa trovare il tempo per ascoltare le persone, per rispondere, per cercare di dare valore, che non è sempre una cosa semplice e immediata, però è l'unica strategia che dà veramente risposte. Quindi se voi siete tra quelli che pensano che i social non funzionano, che pensano di aver già fatto, ma che in realtà è colpa delle persone che non ci vengono dietro, allora provate a fare un'analisi di quello che avete fatto finora e cercate di capire se vi siete in questa posizione, nella posizione di dare indipendentemente dal fatto che riceverete e nella posizione di dare ascolto e essere disponibili nei confronti delle persone che avete davanti. Qualsiasi strategia social funziona in questo modo. Abbiamo ancora qualche minuto, una decina di minuti, poi se qualcuno di voi ha delle domande io tranquillamente posso fermarmi a rispondere. Volevo vedere soltanto le tendenze principali di quelli che possono essere le tipologie di contenuto più importanti da adesso in avanti. La prima strategia, la prima tipologia di contenuto che sicuramente va per la maggiore ed è quello che stiamo facendo anche in questo momento è sicuramente il video. Il video si è consolidato nel corso del 2016 e del 2017, sta diventando una modalità di comunicazione e di trasmissione di contenuti sempre più importante, sempre più utile e sempre più seguita dalle persone online. La diffusione della banda larga del 4G fa sì che i video possano essere visti anche sui dispositivi mobili agevolmente, non abbiamo più grossissimi problemi di banda, insomma, quasi da nessuna parte, e
e quindi questo ci consente di utilizzare molto il video per fare comunicazione. Anche in questo caso, io adesso non starò qui a parlarvi in maniera tecnico approfondita di come fare video, vi dico soltanto un video ben fatto premia rispetto a un video fatto così in maniera casalinga, un video studiato lavora meglio di un video fatto con il telefonino o improvvisato, e nello stesso tempo il concetto che dovete trasmettere è un concetto di utilità. Non dobbiamo necessariamente fare delle opere d'arte, non è detto che fare delle opere d'arte, quindi fare qualcosa di estremamente artistico, artistico, grafico, sia il risultato che speriamo. Molto spesso funzionano molto meglio dei video frequenti di approfondimento, di racconto, che facciano qualcosa di utile per le persone che ci seguono, piuttosto che degli immensi spottoni pubblicitari, come spesso mi capita di vedere, che magari sono anche gradevoli da seguire, che però non dicono, non fanno niente. Utilizzate il video per fare in modo che le persone vi considerino familiari. Più le persone vedono il vostro viso, più sono abituati a seguirvi, ad ascoltare la vostra voce, più avranno la sensazione di conoscervi e di conoscervi bene. E se le persone pensano di conoscervi, avete fatto il primo passo, il più importante, per far sì che vi scelgano quando devono acquistare. Il video è estremamente potente da questo punto di vista. Il video ci dà la possibilità di entrare nelle case, di stare vicini ai nostri potenziali clienti, alla nostra community, e fare creare quell'affinità che rende veramente, veramente importante e utile l'essere online. Un'altra tendenza importantissima, interessantissima che c'è come si dice, che c'è in corso sulla parte social, è quella dei bot. Dicendo questa cosa, perché immagino che ne avrete sentito, ne sentirete parlare, i bot sono dei software, dei programmi che sono in fase di sviluppo, già sono attivi, già si possono realizzare, e sono fondamentalmente dei programmi semplici o anche complessi, dipende da quello che si sviluppa, che consentono di dialogare con il proprio cliente in modo automatico, quindi è il software che dialoga attraverso il linguaggio naturale. Già ora è possibile sviluppare dei bot, per esempio, sulla piattaforma Messenger di Facebook, o anche su un altro programma di messaggistica che si chiama Telegram, che è un programma meno diffuso purtroppo di WhatsApp, ma che ha delle modalità tecniche, delle possibilità tecniche veramente eccezionali. E quindi già oggi, volendo, possiamo sviluppare un bot, per l'appunto, ovvero un agente automatico che può dialogare con le persone che entrano in contatto con la nostra pagina, e mandargli contenuti, interagire, rispondere in maniera differente a seconda delle loro domande, e quindi creare una piattaforma di interazione immediata, automatica, anche push, quindi anche mandando dei messaggi nel momento in cui il cliente si sarà iscritto, che sono di una potenza incredibile. I bot hanno un riscontro, finora i test che ho fatto sono eccezionali, hanno un riscontro di decine di volte più elevato della posta elettronica, che per me rimane ancora il canale principe. Quindi video, sistemi automatici di comunicazione come bot e tutto quello che è la comunicazione visiva accompagnata da contenuti di valore. Io mi sento di dire ancora che questa è la strategia migliore per fare comunicazione online. Dove in chiusura, quindi, vorrei dire due o tre cose. Proprio di base, i contenuti sono la cosa più importante. Non importa che voi vi studiate gli schemi degli orari di pubblicazione, piuttosto che i colori che funzionano meglio, piuttosto che l'espressione, la parola che fa vendere di più o cose di questo genere, se in realtà il nucleo di quello che voi state dando non è qualcosa che rappresenta una vera utilità per il vostro cliente finale. Questa è la primissima cosa. La seconda cosa è che questo è un mondo che è assolutamente fondamentale, per cui è ora di investirci in maniera seria, sia dal punto di vista della pianificazione, della professionalità, sia dal punto di vista poi anche di eventuali investimenti pubblicitari che si possono fare, ma sempre finalizzati alle logiche che vi ho detto.
E basta, queste due cose sono fondamentali, utilizzate un sano buonsenso e chiedetevi ogni volta in cui decidete di pubblicare qualcosa o decidete un vostro piano editoriale, chiedetevi se state facendo qualcosa che effettivamente può essere utile per il vostro cliente o potenziale tale, oppure se state facendo qualcosa che in realtà sperate che sia utile soltanto per voi. E, io chiuderei qui, ho tempo per fare qualche domanda se qualcuno me la vuole scrivere nei commenti e mentre aspetto che mi scriviate, direi che vi invito a registrarvi alla mia newsletter che si chiama Vendere in Vendita. Adesso vi posto il link al modulo di registrazione. Vendere in Vendita è una newsletter più o meno settimanale, di più o meno perché non sempre riesco a farla uscire con la regolarità che vorrei e che più o meno una volta alla settimana vi invia un articolo di approfondimento, di solito anche abbastanza ampio, dove tratto un tema specifico legato al mondo del centro ottico. Tramite Vendere in Ottica, peraltro, diffondo anche i miei ebook gratuiti che sto sviluppando insieme ad alcune aziende partner. Se non le aveste ancora lette, potete trovare l'ebook ancora pubblicato, l'ebook che riguarda la contattologia avanzata che ho realizzato in collaborazione con il professor Mugnai e l'ebook sui dati, quindi la gestione del dato nel centro ottico che ho realizzato in collaborazione con Blue Data e a settembre sarà disponibile un nuovo ebook che parlerà di lenti progressive che realizzerò in collaborazione con Ottovista e che parlerà della gestione del cliente presbite in maniera di tutto innovativa. Quindi vi invito a registrarvi alla newsletter se ancora non la ricevete, è totalmente gratuita e quindi può esservi utile per la vostra attività. Vi ho postato il link. Nessuna domanda? Prima ho visto che c'era qualcuno che mi chiedeva riguardo al linguaggio, quindi se utilizzare il proprio linguaggio oppure utilizzare un linguaggio specifico o professionale. La mia risposta è che chiaramente bisogna studiare in maniera professionale il proprio linguaggio. Quando dico che bisogna utilizzare il proprio tono di voce, dico che bisogna cercare di parlare con qualcosa, con una terminologia, con un tono per l'appunto, con un linguaggio che sia quello che sia realistico per voi. Quindi è inutile che se voi avete per esempio un modo di fare molto alla mano, che è ironico con i vostri clienti, cercate di riportare questo tipo di linguaggio anche con la comunicazione che fate online. Nella stessa maniera, se avete magari un atteggiamento più formale, potete comunque utilizzare un atteggiamento leggermente più formale anche online. Questo non significa che non bisogna fare più attenzione, quindi scrivere in maniera più corretta. Scusatemi, scrivere in maniera più corretta, cercare di fare attenzione alla forma, all'italiano, prego, fateci tanta attenzione. È veramente brutto vedere post con strafalcioni grammaticali o cose simili. E poi sì, che chiaramente ci si può far aiutare da un professionista, ma è importante che tutto quello che fate sia realisticamente vostro. Siete voi che parlate, quindi dovete parlare la vostra lingua. Allora, Andrea Beltramo mi chiede: come posso collaborare con bar e ristoranti del quartiere, anche coinvolgendo i reciproci clienti sul social offline? Allora, dipende moltissimo dalla tipologia di locali che sono vicino al tuo centro ottico. Io ho visto fare cose molto carine proprio a livello di collaborazione, tipo, non so, offrire una cuvetta di occhiali da lettura al ristorante vicino, in modo che magari clienti che avevano difficoltà, non avevano dietro gli occhiali, potessero leggere più comodamente il menu. O cose di questo tipo e devo dire che sono cose molto, tutte molto simpatiche. In generale,
per quello che riguarda le semplici convenzioni, devo essere sincera, non mi hanno mai dato grande soddisfazione, quindi non sono orientatissima a consigliarle, mentre sono molto orientata a fare scambi di questo genere quando si tratta di eventi, per cui credo che la forma di collaborazione più efficace possa essere quella di creare degli eventi insieme, quindi o delle sfilate, degli eventi social, cose insieme che utilizzino entrambe le piattaforme locali, quindi proprio le strutture, i negozi, e che poi dopo usufruiscano insieme dell'amplificazione social nei mesi successivi. Abbiamo fatto tanti eventi residenziali utilizzando la fotografia e il video che realizzate in un certo modo, forse qualcuno l'avete visto se mi avete seguita, danno poi una visibilità online decisamente importante. Ecco, queste cose possono essere fatte anche in collaborazione con locali vicini. Altre domande? Ok, allora mentre ci pensate ancora qualche minuto, io direi che aspetto i vostri commenti per sapere se vi è piaciuto questo tipo di iniziativa, se vi piacerebbe che ne facessi altri e magari anche su quali argomenti, quali sono gli argomenti che vorreste che io trattassi. Magari proviamo anche a utilizzare qualche piattaforma un po' più stabile delle dirette Facebook per evitare i problemi che abbiamo avuto oggi, ma in ogni caso vi avviserò anche tramite questa piattaforma. E veramente spero che vi abbia fatto piacere. Io adesso uno per uno andrò a cercare tutti voi che vi siete collegati, vi darò un piccolo omaggio con un messaggio privato per ringraziarvi di essere stati con me questo primo esperimento live e basta. Vi aspetto ancora un minuto se qualcun altro vuole chiedermi qualcosa, se no sono le 3 passate, immagino che dobbiate andare ad aprire i vostri negozi. Ciao Ciro, Silvia, Maddalena, oh, si è collegata con noi anche una bravissima imprenditrice del vino, Luca. Massimiliano, ci fa piacere sapere che le vendite online per quanto riguarda le lentine a contatto sono davvero minime rispetto al resto, ma secondo lei diversificare e sganciarsi da multinazionali importanti può essere importante per il punto vendita? Bella domanda Massimiliano, grazie. Allora, sì, allora, sicuramente di tutti i segmenti della vendita online, le lenti a contatto sono quelle un pochino più problematiche, anche se probabilmente l'area più sentita è quella dell'occhiale da sole. La differenziazione è fondamentale per poter combattere, tra virgolette, questa concorrenza. Vi lascio il link all'ebook che ho scritto proprio sulla contattologia avanzata, perché in questo ebook, oltre a parlare chiaramente dei prodotti che cito, che sono le lenti di fotocromatologia e le mini sclerali, ho scritto questa cosa appunto in collaborazione con il dottor Mugnai che le distribuisce, però analizzo questo tipo di prodotto proprio da un punto di vista di marketing, quindi in questo testo vado proprio a diciamo, suggerirvi delle strategie che vi consentono di rimanere competitivi nell'ambito della contattologia. Per sintetizzare, sicuramente sganciarsi dalle grandi multinazionali può essere interessante, sicuramente può essere interessante lavorare con, come si dice, lavorare con prodotti esclusivi, può
sempre tutti creare delle linee di prodotti a marchio, e soprattutto può essere fondamentale fare un lavoro altamente professionale e lavorare sulle lenti personalizzate. Più voi vendete un professionalità e più voi fate lenti personalizzate, quindi che vanno a dare maggior comfort, maggior resa al vostro cliente e lo tengono legati, staccandolo un po' dall'acquisto del blister, per capirci, e più siete protetti da quello che è la concorrenza online. E l'altra cosa importante che mi sento di dire è quello di valorizzare assolutamente l'aspetto professionale rispetto al prodotto. Fatevi pagare tutte le parti professionali, quindi le applicazioni, la manutenzione, a costo poi di ridurre il prezzo singolo della scatoletta. Se voi cercate di scorporare il costo del servizio rispetto al costo del prodotto, nel momento in cui il cliente vi paragona agli altri venditori online, avrà in mente un costo di prodotto inferiore, quindi voi sarete competitivi, e tenderà a dare valore alla parte professionale che, se voi gli insegnate che ha un costo perché ha una certa importanza, perché fa la differenza, il cliente 90 su 100 è una cosa che accetta e che vi consente di valorizzare la vostra attività rispetto invece all'attività online, semplice acquisto, anche rispetto alla grande distribuzione. Grazie a te, Massimiliano. Sì, Sergio, crea clienti per altri, vendere lentine di note aziende, a meno che per l'appunto non si riesce a far passare in secondo piano un po' il brand del prodotto, ma a vendere di più la professionalità. Ok, grazie Sonia, grazie per il tuo commento. Direi che quindi vi saluto. Scusatemi ancora per l'interruzione di metà diretta, ma per l'appunto il bello della diretta. E ci sentiamo presto. Seguitemi e iscrivetevi alla newsletter. Ciao!